Ok. Accoglienza della città di Castellamonte a diversi profughi che sono in arrivo oggi, profughi in arrivo dall'Ucraina? Sì, come Castellamonte noi attualmente già diamo ospitalità tramite delle famiglie a una decina di profughi ucraini. Sicuramente nel corso della settimana ne arriveremo altri, riusciremo a regime ad ospitarne circa una trentina. Quelli di oggi che devono arrivare, in realtà qui effettueremo solo i primi controlli grazie all'ASL, quindi tamponi anti-Covid, le prime segnalazioni all'ASL, dopodiché verranno ripartiti in altri comuni del Canavese. La città di Castellamonte comunque si è attrezzata anche per quanto riguarda lo sportello per i documenti utili ai profughi? Sì, in realtà il problema è che in questo momento regna sovrana l'incertezza, potremmo dire, perché un'emergenza umanitaria così non la vivevamo fortunatamente da molto tempo, speriamo si risolva anche in fretta. Abbiamo deciso di istituire questo sportello che, ripeto, ad oggi è aperto tutti i mercoledì dalle 5 fino alle 6.30, è anche attivo un numero di telefono negli stessi orari per dare informazioni un pochino più precise, o almeno cercare di farlo, sia alle famiglie che decidono di dare ospitalità, sia alle famiglie ucraine ospitate. La cosa bella è che i cittadini, non soltanto di Castellamonte, ma proprio del territorio, si sono resi disponibili per accogliere queste famiglie. Sì, questa è una cosa assolutamente lodevole. Noi abbiamo ricevuto fin dai primi giorni dell'emergenza tantissime disponibilità anche in maniera privata, confidenziale dai cittadini di Castellamonte. Io ci tengo a ringraziare tutta la macchina che si è già messa in moto fino ad oggi, quindi la Memoria Viva di Castellamonte, la Regione che sta collaborando molto, Croce Rossa Italiana, il Comitato di Castellamonte che ha risposto in maniera prontissima e rapida a dare un aiuto. L'unica cosa che ci tengo a sottolineare è l'accoglienza è una cosa molto seria e anche molto gravosa, nel senso dare ospitalità a delle famiglie in casa propria vuol dire poi anche avere la disponibilità di accompagnarli un minimo alla conoscenza dei servizi, oltre ovviamente a quella che è l'assistenza di tutti i giorni, cibo, vestiario. Un aiuto dallo Stato arriverà di sicuro, io spero che si parli ancora di un mese di attesa, aiuti comunali ce ne sono già, ce ne saranno altri, tante sono le vie di aiuto, se avete bisogno di informazioni attivo per l'appunto lo sportello, però chi volesse dare ospitalità ancora nei prossimi giorni sappia solo questo, che ci vuole comunque un certo grado di impegno e di interesse, quindi è abbastanza gravoso.